due biglietti. Perché tanto non torno fino al 10. Un biglietto, due biglietti, un biglietto, due biglietti. Vogliamo uscire alla banca? Due biglietti, un biglietto, due biglietti, un biglietto. Vogliamo ridare i punti della banca? Tanto non torno fino al 10, quindi possiamo rifarlo, visto che il primo non ci sarò. Vogliamo terminare la banca? No, lo facciamo adesso, perché tanto il 10 non cambierebbe niente. Terminiamo la banca, vi arrivano un sacco di punti, eh. Va bene, dopo questa partita, se me lo ricordate, lo facciamo. Come lo stipendio, il 10. Al tuo ritorno allora va via di smalto. Ok, allora non la facciamo più la banca, non escono più i punti. Ok. Vabbè, vabbè. Prende ancora l'esplodi build. Oddio, abbiamo crittato, eh. Ah! Oh! Cos'è successo? Il critico che non ti aspetti. Mamma mia, quanto cazzo è forte Tryndamere. Mamma mia, guardate qua, già critici così a livello 1 che fa sti danni. Come fai a battere una cosa del genere? 104 danni così. Ma questo è stato First Blood in tutti e tre i game. Finirà anche questo con una penta FF. C'è un algoritmo stasera. Quasi come se fosse già tutto programmato. Ma che cazzo. Vabbè. Cos'è la banca? La banca dei punti, tu puoi donarci punti e poi ti tornano il primo del mese. Una cosa che trovi qui sul mio canale. Sia partner ir. Magari. Allora, io posso richiedere la partner mentre sono via. Il problema è, se io sono via e loro vedono che non streamo, mi accetteranno lo stesso. Perché comunque c'è la modalità vacanza per noi streamer. Possiamo mettere una modalità vacanza di un tot di giorni. E io l'ho già impostata dal 31 al 9. Non ci sono. Io lo provo. Ho sognato tutto quanto Dio. Oh, benissimo, bravo, bravo. Anche tu, Cori, c'è già... Come dopo ho uscito... È già trasferito? Come dopo ho fondato... No, adesso no. Ho Chi è che mi ha pingato? Che non vedo neanche il nick. Un moscino che mi vola di fianco qua. Mi sta dando un fastidio. Tra poco lo schiaccio con le mie mani. Se una modalità vacanza, digli che sei un umano e hai bisogno di vacanze. Vabbè, ovvio. Ho visto che hanno accettato streamer con la partner che hanno fatto semplicemente 100 di media per 2 mesi. Questo mese ne ho molti di più di 100. Quindi vediamo un po' come va. Oh! Oh! Vediamo se mi fa un critico. Allora sì, è worth. Che robe! Ma quanto è forte Trinda, signori! Con questi critici, cioè io non ho oggetti, ma fa un danno atroce. Io ho solamente 2 spadine. E sembra che sono già fiddatissimo. Mamma mia, che robe. Che champion. Guardate i danni nel replay. Tic. Poi di nuovo, eh. Così. Porca puttana. Che roba broken. Ok, questo non lo passiamo con lei. Peccato, non è come Pike. Un po' sbagliato secondo me, assolutamente. Vogliamo il cugino con la partner. Madonna sì, ragazzi. Non vedo l'ora. Così potremo mettere un sacco di emote in più disponibili a chi fa la sub. Potrò fare i duo streaming con altri streamer. E tante altre cosine che non vi sto nemmeno a dire. Sicuramente poi aumenteremo molto il canale. E tutte queste cose. Se non crittavi la seconda volta però non lo uccidevi. Lo so, ma è proprio quello la cosa forte. Tu hai il 40% di critico a livello 2. Quali altri campioni possono avere una cosa del genere? Nemmeno Yasuo avrebbe questi danni qua. E dovrebbe comunque partire con un oggetto da 600 gold per avere tutto quel crit. Guardate, io adesso ho 40% di crit. Così. E poi questa percentuale arriva fino al 60%, eh. I'm not Step, ma ciao, ma tu passi spesso nei miei live, com'è che non sai che lo sono? Bella Morgana. Però codice. Cioè, no, oppure... Ciao Steph, no. Grazie del follow. Steph, ma hai perso tutto il punto esclamativo followage. E vabbè. Oh, oh, oh. Che abbiamo qua? Dove me lo faccio? Che me lo faccio?
No, me l'hanno rubato. Buono, mi hanno rubato anche quella, però. Sono ancora vivo. E me ne vado back. Perché c'è Lux Top? Ah, ma loro hanno Lux Top proprio. What the fuck? Vabbè. E allora via. Va bene, codice, come preferisci. No. Vabbè, non ti preoccupare. Ciao cugino, sono arrivato in tempo. Sì, Samuel, sei arrivato in tempo. Come vedi c'è un contatore in basso a sinistra che indica quando finirà la live e arriveranno appunto le rivelazioni, giveaway e tutte quelle cose lì. Timo, fa il danno. Vai, ci siamo, codice, divertiamoci su. Ah. Via. Spaccata. Mori. Spacco anche questa. Chi è quello lì? C'è un Timo. Ok, ora c'è Viego. Niente. Oh. Cambia forma. Ma come? Io... Vabbè, va bene. Purtroppo Morgana è difficile da uccidere. Facciamo questo se ci riusciamo. Sarebbe molto carino. Però secondo me non ce la facciamo, arrivano loro. Ok, sì, ce la facciamo, scherzavo. Va bene, slowata. Madonna che danni. Va bene, eccoci qua. Buono. Adesso andiamo anche su di quella, Non preoccupare. Io vi farò una in e adesso gliela facciamo questa cazzo di E. Ecco qua. No. Ma sono leggendario? Ma che cazzo è sto fight? Ma continua ancora a fightare? Vabbè, continuiamo a fightare. Non finisce più questo combattimento, codice. Combattimento infinito. Il combattimento infinito. Bene. Finirà con questo flash. Basta. Ci stanno ancora cercando. E basta pingare. Noi facciamo quello che ci pare. Oh, bene. Non mi servono le pozze. Vado mid. 8-0 al minuto 8. Così. A casissimo. Morgana Q AFK. No, dai, non ci ha mandato AFK. Ciao Simone, buonasera. L'ho vista fare capolino Morgana lì che guardava. Sì, che guardava, era proprio lì. Però mi di riserva, non si prova. Va bene Onyx. Ok. Oh. Ok. È morta con 3 attacchi, letteralmente. Vediamo questa invece quanti. 2. Va bene. Sono esplose, ragazzi. Viva l'esplodi build. Viva l'esplodi build. Solo fight questo game. Ma sono i game che ci piacciono. Dopotutto il bronzo è così, ragazzi. Solo fight. Vince chi sa fightare meglio per più tempo. Senza mai perdersi d'animo, ecco. Noi siamo molto bravi in questo. Che il farm. Mai codice non vuole più staccarsi da me. Meno qui giochiamo. No, gli AD carry ti hanno rotto, va bene. Oh, stiamo insieme, non ti preoccupare. Andiamo a vedere se becchiamo Viego. Prima si sta facendo i lupi. Vediamo se si fa Gromp. Forse è andato dai piccioni che abbiamo fatto noi. Ok, infatti era botto, non l'ho visto. Ok. Stiamo passeggiando. Ma niente pronostico sto game. Ai ai ai, Onyx. Oh, buono. Ai ai ai. Beccata. Non potevi scappare dalla mia
Ti ho detto che non scappi, e nemmeno tu. Cioè, io in sto partito sto solo ammazzando gente. Proprio sono il killer su Dead by Daylight che ti insegue e tu non devi farti prendere. E questo è il mio ruolo in questo game. Guarda, tutti e cinque, eh? Tutti e cinque ci sono. C'era anche Morgana. Dai Morgana, fammi la V. Quasi. C'è ancora Diana, va bene, pure lei. Quanti, quanto durano i fight? Fightiamo ancora, vai, non, c'è, non ci basta. Buonasera, cugina. Allora, 30 secondi di nuovo la 1. Sono tornato dal lavoro, ora facci sognare. Oh, ecco qua. Qualcun altro vuole ancora fightare? È il fight infinito. Ecco qua. Cazzo è sta partita, cioè, è full fight, è full fight, non c'è stato un attimo di pace. Ma che cazzo di partita è, non riesco a leggere la chat, ragazzi, mi dispiace, ma stiamo combattendo da tutto il tempo. Vai, vai, andiamo, andiamo, codice, forza, forza, non perdiamo tempo. Corriamo, corriamo, che dobbiamo combattere, la guerra ci chiama, dobbiamo andare a combattere. Cioè, la top lane, boh, che cos'è la lane? Cos'è la bot lane? Nessuno è più in lane, solo in combattimenti in giungla. È bellissimo. Mamma mia, che partita. Oh, niente, mi sa che si stanno ristabilendo un po'. Oh no, ecco, erano tutti dal drago. Va bene. Qua c'è qualcuno che fighta. Eccoli qua, il top laner col support. Oh, benissimo. Bel teleport. Beh, ovviamente sì, ti avrebbe salvato. Per fortuna che te l'ho interrotto prima, se no come facevo. Oh, quadra. No, non mi ha dato la quadra. Rabatto con lo Smile Knight. Quasi combattevi. Mi dispiace. Ma ancora si combatte, ovviamente, qua non si poteva non combattere in questa partita. Ma aspettate, si combatte ancora? Certo che si combatte ancora, ma questa è la partita del combattimento. I nemici hanno iniziato già a sparire adesso. La build è sono 22-0 al minuto 13. Cos'è questa partita? Vabbè, si combatte, ragazzi. Va bene, cioè... Tempo cattivo da Trinda con le spade di build. Sì, Trinda con le spade di build. Cioè, ogni volta che gioco Trindamer sono le partite più divertenti. Ok, forse è meglio scappare. Abbiamo combattuto un po' troppo. Aia, minchia che culo. Tovagliolo man! Buonasera. Ancora 7 days to die? Ah, io ti osservo. Sparito qualcuno. Mamma mia. Si combatte, guardate come si combatte. Proprio le trincee ci sono. Non si smette mai di combattere. Che cazzo è sto game? Vabbè. Andiamo a combattere, vieni. Tanto facciamo qualcosa di diverso. Ecco qua. Oh, benissimo. Combattiamo. Ecco, combattuto. Niente. Trinda full combattimento. Ah, ma c'è qualcuno che vuole combattere? Ma hai visto questa Q di Diana? Io l'ho vista. Mi sa che vogliamo combattere. Oh, va bene. E niente, ragazzi. Forse riuscirò ad andare bene. Oh, hanno surrendato. Vabbè, abbiamo combattuto troppo forte. Che cazzo è sta partita? Va bene. Vabbè. Magica. La partita della magia. Vabbè, questa partita è stata una delle partite più belle mai fatte per tutta sta roba qua. Wow, very nice. Il tuo onore è buggatissimo, qua non so cosa ci dovrebbe essere, non c'è. GG, nice fight. Non è stato un game, questo è stato un fight, tipo Tekken, no? Erano lì, c'erano i round, tutte ste cose.
Quindi very very nice. Una partita esplosiva è il caso di dirlo, assolutamente. È molto scambiabile questo pronostico. Ben 15 minuti e 41 di partita, ma ci sono state tante di quelle azioni, cioè solo azioni, 15 minuti di azioni.